tragedia per la città dal punto di vista umano, ma soprattutto per la ricaduta negativa come immagine che aumenta la percezione di insicurezza, che non solo crea problemi, ecco, d'immagine all'intera città di Foggia, ma anche per lo sviluppo futuro, perché quando operatori che guardano anche con interesse a questo territorio che detiene mille potenzialità e si registrano certi atti per mano di qualche balordo per poche decine di euro, io penso che sia un atto censurabile che macchia l'immagine di una città e questo disincentiva gli investimenti perché, così come ho detto prima, chi guarda dall'esterno, ecco, ha la percezione di una città insicura. Sindaco, un messaggio alla famiglia Traiano. Il messaggio di cordoglio, di vicinanza, in questi momenti manifestare l'affetto di un'intera città che ho l'onore di rappresentare è il minimo sindacale, staremo vicino alla famiglia Traiano in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, ci costituiremo parte civile, daremo sostegno psicologico, cioè tutto quello che c'è da fare lo metteremo in campo. Questo è un segnale forte di una comunità che ha comunque dei forti valori. I messaggi di solidarietà, di vicinanza, di disdegno che sono arrivati in questi giorni da un'intera comunità, ecco, dà la traccia che Foggia non è criminale, ma purtroppo c'è una minoranza che offende e macchia l'immagine di tanta gente che con fatica ogni giorno alza la serranda del proprio esercizio per dare futuro e sviluppo alla propria famiglia, ai propri figli, ma soprattutto dare quel valore civile a una città che ha nelle corde determinati valori. Purtroppo c'è una minoranza che continua a macchiare questa immagine e che offende l'immagine della stragrande maggioranza dei foggiani.